Hi. Hi. How are you? You have questions. Yes. I had a lot of questions. I'm sure you had a lot of questions, but rest assured, we're going to answer what them. What actually happens right in our film is these... Thank you, Kevin Feige. Love you, Kevin Feige. Thank you, MCU. Ebbene, sono moltissimi quelli che vorrebbero rivedere insieme questi due personaggi e finalmente forse saremo accontentati, perché Ryan Reynolds, dopo ripetute volte in cui prova e riprova e riprova a convincere Hugh Jackman, alla fine ce l'ha fatta. E nel novembre del 2024 avremo finalmente al cinema Deadpool 3, in cui i due personaggi si incontreranno veramente. E tra l'altro è una produzione Marvel Studios e Disney, quindi chissà cosa tireranno fuori, diretto da Sean Levy. Io ragazzi sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. Il nostro Ryan sembra essere addirittura più felice dei fan per essere riuscito a convincere Hugh Jackman a tornare in battaglia e ha rilasciato persino delle dichiarazioni in cui raccontava un po' quello che era successo, dicendo: è stato divertente, lui e io siamo davvero entusiasti, erano 10 anni che volevamo farlo, questa opportunità arriva adesso, forse è il momento migliore, io non ho mai smesso di provarci. L'ho molestato con una piattola per tanti anni. Io credo nel potere delle tempistiche giuste. Secondo me ora era pronto. Penso che quello che gli abbiamo prospettato sia abbastanza diverso dal personaggio che conosce e che si è lasciato alle spalle. Gli dà qualcosa di completamente nuovo da interpretare, qualcosa che non vede l'ora di fare. Perché comunque, come sappiamo bene, la storia di Logan si è conclusa con la pellicola uscita negli ultimi anni, quella in cui il nostro personaggio fa una brutta fine. E quindi tutti i fan si erano chiesti: ma come faranno la sceneggiatura sapendo la fine che ha fatto il personaggio? Probabilmente, come gli è stato anche risposto, il film è ambientato nel 2029, quindi tutto ciò che sarà in Deadpool 3 sarà prima a livello temporale. E quindi, se ci pensate bene, il Logan del film conosceva già Deadpool quando lo abbiamo visto. Quindi Hugh e Ryan, tra l'altro, si conoscevano già dal lontano 2009, anno in cui era uscito X-Men, le origini di Wolverine. Film leggermente floppone che ha un po' rovinato quello che era il personaggio di Deadpool. Sarebbe stato comunque il villain del film, il villain finale. E niente, vediamo questo scontro tra Wolverine e lui, in cui il nostro uomo artiglio ha la meglio, ma in cui Deadpool, diciamo, è stato veramente trattato come le pezze. Se ricordate quella scena, è una cosa veramente scandalosa. E niente, quindi questa cosa tra i due è andata avanti, avanti, avanti. Ryan Reynolds, avendo acquisito sempre più potere a livello di cinema, ha richiesto più volte di voler partecipare a qualcosa con lui in maniera fatta bene. E quindi poi si è portato avanti e ha iniziato il suo cammino nei panni di Deadpool. Film in cui ci sono stati dei piccoli camei barra omaggi. Vediamo la maschera di Deadpool che viene tolta e sul suo viso ricordiamo un pezzo di carta con la foto del nostro Hugh. Per lo più nel secondo Deadpool lo vediamo tornare indietro nel tempo con il dispositivo di Cable e andare un po' a risolvere un po' quei casini che non gli erano tornati, ma non a Deadpool, ma a Ryan Reynolds. Infatti lo vediamo rifiutare il contratto per interpretare Lanterna Verde nel film più grande flop della storia dei cinecomic. E poi andare anche nella scena finale di X-Men, le origini di Wolverine, dove va praticamente a far fuori se stesso mentre sta per combattere contro Wolverine nella parte finale. Quindi qualcosa di spettacolare. E dopo varie richieste, in una scena molto divertente, che tra l'altro vi ho messo all'inizio del mio video, vediamo i due attori parlare di cosa potrebbe succedere in Deadpool 3. E il fatto che in questo filmino ci sia anche il nostro Hugh Jackman lascia intendere che farà parte del cast. E i fan lì sono esplosi, perché i due avevano provato a voler fare un film insieme praticamente da tantissimo tempo e finalmente il nostro Ryan, tra l'altro, ci è riuscito. Che emozione! Le premesse per questo film sono abbastanza grandi, e comunque pare che i due nella sceneggiatura debbano andare in giro a distruggere tutto l'universo Marvel. E quindi potremmo aver modo di vedere i personaggi della Fox presenti nell'X-Men che conosciamo bene. Potrebbe tornare Jean Grey, Ciclope, potrebbe tornare Tempesta, come potrebbe tornare Magneto e così via. Quindi tutti i suoi compagni dei film precedenti. Dicono che abbiano avvistato anche la nostra Jennifer Garner e Ben Affleck vicino al backstage nel cast. Quindi potremmo aver modo di vedere anche Elektra e Daredevil degli anni passati. Quindi sarebbe una cosa spettacolare. Più che altro se apparissero anche i Fantastici 4 di inizio anni 2000, sarebbe una cosa stupenda. Rivedere anche Chris Evans nel fare la torcia a mano, ma ci pensate. Comunque, vi è anche una foto
dal set in cui vediamo il logo della Century Fox finito in mille pezzi. Quindi ci sta che veramente distruggano tutto l'universo, magari ora non proprio della Marvel perché quello sta andando avanti, ma magari fanno dei casini nell'universo della Marvel e poi distruggono tutto l'universo Fox. Probabilmente faranno così per portare Wolverine nell'universo Marvel, se vogliono andare avanti con Hugh Jackman, però chi lo sa. In ogni caso abbiamo avuto anche finalmente una foto del nostro personaggio Logan con il suo costumino giallo, è una cosa fantastica. Il nostro Deadpool ha un costume comunque molto simile a quello del primo film, quindi non penso che abbiano apportato dei grossi cambiamenti al suo di costume, però il costumino giallo che ci avevano promesso di Wolverine è stupendo. Ora, nella foto in questione non c'è anche l'elmetto, però sinceramente spero di vederlo anche con il suo elmetto con i cornini, che sarebbe spettacolare, magari anche un pochino più iconico. Non fa tanto da lui perché c'è un carattere duro, tosto e ruento, però se glielo mettono è un bel tributo al fumetto. E tra gli altri camei abbastanza importanti che fanno parte di questo film ci sarà anche Owen Wilson nei panni di Mobius, quello della serie di Loki. Quindi ragazzi, questo film si attaccherà al Marvel Cinematic Universe eppure alla Fox, e sarà una sorta di film crossover multiversale, perché da quanto si viene detto toccherà il multiverso più di tutti gli altri film, quindi addirittura supererà uno Spider-Man No Way Home, un Doctor Strange The Multiverse of Madness e così via. Quindi io mi aspetto tantissime varianti, tantissimo casino, quindi potrebbe apparire veramente chiunque, da un Nicolas Cage nei panni di Ghost Rider a un Wesley Snipes nei panni di Blade. Quindi ragazzi, veramente sarà un film a porte aperte, a carte scoperte, insomma qualcosa di impressionante. Una delle cose che poi mi vorrò spiegare sarà come lo uniranno al Marvel Cinematic Universe, almeno nei film che saranno a venire, che si uccideranno tante varianti o tanti personaggi. Chi ci sarà poi in Avengers Secret Wars? Quindi sarà un po' da capire come spiegheranno il tutto. E niente, ora l'unica cosa che ci resta da sapere è se metteranno il vietato ai minori oppure no, perché ancora c'era in corso la polemica, perché non sanno ancora se mettercelo o meno. Io spero che comunque la sceneggiatura, i personaggi e tutto quello che è il film avrà una logica e che non sarà un flop, dato che, come ho detto nei video precedenti, purtroppo l'era dei cinecomic al cinema sta un po' declassando, per dare spazio a altri tipi di film che ancora devo capire quali saranno. Io comunque spero che abbiate apprezzato questo video, che vi sia piaciuto. Se così è stato, iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E niente, da Captain Nerd qui oggi è tutto, e noi ci rivedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!